Ciao a tutti! Oggi parliamo di cinema e, come spesso accade, parliamo di un film brutto. Ebbene sì, anche se in questo caso in realtà non l'ho visto tanto perché sapevo fosse trash. Avevo un po' un sesto senso, ma dall'altra parte ammetto anche un filo di curiosità. Rispetto ad altri filmacci sulle piattaforme in streaming come Time Is Up, orrendo, devo dimenticarlo assolutamente, o Isoldette e altre cose del genere, per non parlare di Cinderella, ecco, quelli li ho guardati appositamente per il trash. Questo devo dire che mi incuriosiva. Sto parlando di un film che è uscito l'anno scorso, non credo che abbia avuto questo grande successo perché non ne hanno parlato così in tanti, ma è un film che aveva una confezione tale per parlare a un vasto target in realtà di teenager, soprattutto per i due protagonisti, attori, che sono Alice Pagani, attrice ormai famosa per la serie TV Baby, e Rocco Fusano, che è l'attore di Scam Italia. Quindi due nomi di richiamo per il loro pubblico, ma allo stesso tempo quello che mi incuriosiva era il fatto che fosse un horror. E io, quando in Italia ci si butta sull'horror, sono sempre in brodo di giuggiole, perché nonostante nel 95% dei casi stiamo parlando di trash, io, forse anche in modo un po' troppo vorace e un po' troppo testardo, rimpiango un po' gli anni 80, che sono stati il decennio in cui l'Italia primeggiava nel genere horror. Uscivano delle trashate in abbondanza, ma comunque trashate iconiche, come il Bosco 1, ecco. Dagli anni 90 in poi, invece, il cinema di genere in Italia non ha più avuto la stessa forza creativa, diciamo. Ogni tanto qualcosa di carino esce fuori, ma sono più delle luci sparse qua e là in un mare di trash. Ed è un peccato, però quando succede, voi anche per orgoglio italico, io mi ci butto. Allora, Non mi uccidere è stato un po' venduto e viene descritto così costantemente anche nelle recensioni come una sorta di versione italica di Twilight. In realtà non ne sono così convinto, nel senso che se da un primo approccio sembra una mezzo plagio di Twilight, e effettivamente molte sono le vicinanze tra questi due mondi, in realtà non è così lampante il richiamo in base a come viene sviluppata la storia e soprattutto dal tono del film. Anzi, il problema più grave del film, secondo me, prima di tutto, è che non ha un'identità propria, ma è un insieme costante di citazioni è un occhieggiare costante ad altre cose molto varie, fino a perdere completamente il fulcro del target di riferimento. Se i due attori principali davano, e anche come era stata impostata la comunicazione del film, lasciavano presagire un Twilight all'italiana con due attori che piacciono ai Gigi giovani, tutto il resto invece lascia presagire un film che vuole essere altro, ma non ce la fa. Cioè, cerca di essere a tratti autoriale, cerca di essere a tratti un film crudo, e da un certo punto di vista apprezzo anche il coraggio di fare qualcosa di crudo in Italia, nel cinema mainstream, considerando anche che in realtà il cinema di genere, grazie soprattutto ai film crime, in Italia sta avendo un po' un revival, anche di qualità. Quindi questa ricerca della crudezza, che sta un po' tornando in auge anche nel cinema mainstream italiano, a me piace, però diciamo che io apprezzo sempre il coraggio in questo senso. Però la cosa, secondo me, più spiazzante è proprio il fatto che non abbia una direzione. Ma andiamo con ordine. Allora, Non mi uccidere è tratto in realtà da una saga di libri teen, fantasy, mezzo plagio di Twilight, che uscirono a metà degli anni
anni 2000 e che io non ho letto. Ditemi voi se vale la pena, se sono trash, non lo so, ditemelo voi. Ecco, quindi l'ispirazione nasce da questa saga letteraria tutta italiana per parlarci appunto di due fidanzatini che sono Mirta e Robin, appunto i nostri cosini della situazione. Sono due, diciamo, amanti un po' tormentati. Noi li seguiamo già da subito con un cliché, sostanzialmente. Il film si apre con un cliché. C'è lui, il personaggio di lui in particolar modo è proprio il cliché del bad boy, col giubbino di pelle, con lo sguardo tormentato, le occhiaie scavate, fa proprio bad boy, però è bello comunque da morire. Quindi proprio è un Robert Pattinson che ci prova, sostanzialmente, con invece lei che non è la bella suona della situazione, ma comunque è la brava ragazza che si lascia rapire dal bad boy, anzi li vediamo in una sorta di fuga, mentre fanno cose trasgressive, tipo riuscire a scamparsela durante gli incidenti e fare uso di sostanze. In particolar modo lui spinge lei a provare una cosa, una sostanza malandrina che lui è solito provare, dicendole anche che se dovesse finire male e dovessero morire, morirebbero comunque assieme e niente li separerà, ok? E nel caso morissero potrebbero tornare in vita, ecco, insieme però. E effettivamente i due schiattano di overdose, ma si risveglia solo lei. Ebbene sì, quindi questa promessa un po' campata per aria pare abbia funzionato, cioè si ritorna in vita. Lei esce dalla sua bara al cimitero, ma lui non c'è. E quindi noi seguiamo in questo mood abbastanza cupo, devo dire, e dark, la nostra Mirtina mentre se ne va in giro. Anzi, un what the fuck iniziale, ok, mettetevi nei panni di Mirta, ok? Lei si risveglia giustamente un po' sconvolta, ci sono anche dei tentativi di body horror come le dita che le cadono a pezzi, insomma vi svegliate che siete comunque buone, però un po' morte, e che cos'è, dov'è che andate, cos'è che fate? Cioè, dopo che vi è venuto un attacco di panico, dove andate? Ecco, probabilmente l'ultimo posto che mi verrebbe in mente è esattamente dove lei va. Non so per quale motivo, forse per festeggiare la ritrovata gioventù, ma la nostra Mirta decide di andare in discoteca. Cosa? Va in discoteca con degli occhiali da sole, tra l'altro si mette questa felpa oversize e se ne va in giro barcollando, praticamente una morta vivente, cioè non è un po' quella logica del non voglio farmi riconoscere, però ti fai riconoscere di brutto, mentre tutti ballano, c'è questa che va in giro così e viene acchiappata. Viene subito corteggiata in modo abbastanza aggressive da questo viscido con il quale alla fine lei si apparta perché lei sente sostanzialmente l'odore della carne e lei scoprirà ben presto di essere una zombie, anzi mi correggo, una sopramorta, così le chiamano, una zombie. Punto. È una zombie perché lei per rimanere in vita deve mangiare gli esseri umani, sostanzialmente, punto. E l'obiettivo suo è scoprire se il suo fidanzatino Robin effettivamente è tornato in vita oppure no. Ecco, allora questo è un po' il sunto della trama che a livello di sceneggiatura va in cacciara sostanzialmente e viene trascinata in modo estremamente stanco, estremamente vuoto, dove pochissimi sono in realtà i momenti in cui c'è un minimo di variazione nella storia. Cioè allora a livello di sceneggiatura il problema più grave è che non si riesce a entrare veramente nella logica del personaggio e dei personaggi in generale. È impossibile a mio parere immedesimarsi in Mirta perché la regia, comunque il film stesso, non ci prova neanche a farti sentire il disagio di questa ragazza che dovrebbe essere piena di disagio perché è morta. Scopre che è morto il fidanzato, probabilmente non torna più. Esce dalla bara, che cosa succede? I genitori forse le vogliono pure sparare, poi salta fuori che c'è un'orda di uomini con questa setta assurda, un po' trash, che si chiamano i benandanti, che uccidono gli zombie. Ecco, cioè, già un po' troppi problemi, poi una ragazzina, comunque una ragazza molto giovane, e questa cosa, e non mi fa minimo capire il suo dramma, no? È tutto molto cartavelina da questo punto di vista. E questo nonostante, allora, a me Alice Pagani piace molto come attrice da un punto di vista
estetico, non nel senso che sia bella e basta, ma nel senso che ha un viso e un'espressione talmente particolari che anche se non brilla dal punto di vista recitativo, anzi il problema è quando parla, cioè proprio la recitazione parlata che non è delle migliori, ma secondo me lei compensa tanto con l'espressione e quindi anche se molti dicono che ha una recitazione mediocre, a me lei piace perché ogni espressione che fa compensa in un certo senso le sue carenze quando recita nel parlato, che ci sono effettivamente dal mio punto di vista. Però lei secondo me se la cava e nonostante abbia fatto un bel lavoro, soprattutto dal punto di vista espressivo, neanche lei riesce a farmi sentire un minimo che cosa prova questa e il what the fuck in cui si sta muovendo. Apprezzo che la regia abbia cercato in qualche modo di creare un ambiente lugubre in una città italiana semideserta. Apprezzo che ci siano dei momenti in cui il film diventi cattivo, ma il primo grande problema, il primo grande dubbio che mi pongo è a chi sta parlando questo film. Allora, sicuramente non è Twilight, ok? Perché già il belloccio viene fatto fuori subito e non ritorna più. O meglio, ritorna tramite flashback e ritorna verso la fine, ma non è il quid del film, sostanzialmente. Il film si lascia subito andare in momenti scollegati tra di loro che cercano lo splatter, ma soprattutto, e qui io faccio una fatica immane, diventa un corollario di citazioni. Ora, tu stai parlando a un pubblico di teenager perché l'hai venduto così il film. In neanche 3 secondi ogni cosa che succede all'interno di questo film è la citazione di qualcos'altro. È un film che prova ad essere autoriale facendo citazioni autoriali per farci capire in un certo senso qual è l'ispirazione del regista. E da quello che vedo in questo film è che il regista in sé, probabilmente colui che si è occupato della regia, di cui non ho visto nient'altro, ha forse lo stesso che ha curato Baby, allora Baby l'ho vista per una stagione. Vabbè, correggetemi se sbaglio. Comunque, vedendo questo film, non è un film di una persona che ha ancora maturato uno stile di regia, secondo me. Ha un gusto estetico, ma è prima di tutto cinefilo, perché non è possibile che nello stesso film, che ha target adolescenziale, ci sia una citazione, c'è un punto in cui c'è una doppia citazione, c'è una scena presa paro paro da Old Boy nel corridoio con Lascia che io pianga in sottofondo, che è una citazione ad Antichrist di Von Trier. Poi in un'altra scena abbiamo una citazione palesissima a David Lynch e Twin Peaks, in un'altra ancora, cioè veramente ci sono un sacco di reference che sono talmente urlate che parlano a un pubblico di cinefili e appassionati cinefili, che però guardando questo film non apprezzeranno quello che stanno vedendo. Quindi praticamente è un conflitto su a chi sta parlando questo film. Ed è secondo me il problema principale. La sceneggiatura è un altro grosso problema, perché quello che succede succede in modo incoerente e illogico, e non c'è mai un punto in cui riesci veramente ad entrare nella mente dei personaggi o a provare empatia con i personaggi. Anche nel momento in cui viene introdotto quest'altro personaggio femminile forte che aiuterà la protagonista e dovrebbe smuovere un po' le acque, in realtà non riusciamo ad entrare in empatia con lei o immedesimarsi in questa lotta, in queste tematiche che il film vorrebbe in teoria affrontare. Non è un plagio di Twilight, ma è un'ispirazione forte a un altro film, almeno così l'ho intesa io. Questo film mi ha ricordato tantissimo negli intenti il film francese Row. Row è un film che ha avuto molto successo anche da noi ed era, per quanto secondo me è sopravvalutato come film, è comunque interessante perché è il racconto della crescita adolescenziale nell'adolescenza di una ragazza che inizia a sperimentare la sessualità, a scoprire se stessa, raccontata però secondo il filtro del body horror e del cannibalismo, ok? Questo tipo di racconto della giovinezza sfruttando il genere horror splatter è una cosa molto interessante, soprattutto perché il body horror, il tema del cambiamento del corpo, che viene estremizzato con lo splatter, dei cambiamenti. Perché lo splatter? Perché i cambiamenti del corpo fanno paura, non so se non ci si riconosce più, bisogna trovare una propria
prende in quadra. Era un po' quello il discorso che si faceva all'interno di Raw, no? Ma anche di altri film, anche più piccoli, come Ginger Snaps, che è un film del 2000 canadese, che raccontava esattamente quello, con la licantropia come metafora del passaggio da preadolescente ad adulta, no? Quindi questo modo di raccontare l'adolescenza attraverso il body horror, lo splatter, in realtà è molto interessante, perché riflette quelle turbe, quei tormenti interiori attraverso appunto il cinema di genere. Ma qui in ogni momento in cui ci provava, io sentivo nella mia testa bussare la regista di Raw che diceva: l'ho fatto io prima e l'ho fatto meglio, ok? Ecco, è un film che per lunga parte annoia mortalmente. Quando non annoia è perché cita qualcos'altro, e per il resto è vuoto, totale, vuoto pneumatico. Ed è un peccato, perché il film a volte ci va giù anche pesante, ci sono dei momenti molto crudi che non mi aspettavo minimamente, ma qui si ritorna allo stesso dramma. A chi sta parlando questo film? Perché, ok, che un ragazzo o una ragazza di 14 anni ha benissimo accesso a film violenti. Io stesso, da preadolescente, amando gli horror, ho visto dei film che erano anche vietati ai 18, violenti, perché li andavo a cercare io, li guardavo di nascosto, perché, ok. Però, quando tu prepari un film con un target preciso di teenager, per teenager, un certo tipo di violenza non me l'aspetto all'interno di un film. Quindi a chi sta parlando? Cioè, è presentato come un film per preadolescenti e adolescenti, però in alcuni momenti è troppo violento, è troppo ingenuo per piacere a un pubblico che cerca il film splatter, è anche troppo futile in un certo senso, parla di tematiche anche interessanti in modo troppo superficiale, ma dall'altra parte vorrebbe parlare anche a un pubblico di cinefili che riconoscono le citazioni e che dicono: ah, il regista ha buon gusto perché mi cita Park Chan-wook, mi cita David Lynch, mi cita Lars von Trier. Però dall'altra parte tutte queste citazioni mi ti fanno dire: ah, bravissimo, bei gusti, ma tutto quello che hai imparato guardando questi film non si ritrova all'interno di quello che stai raccontando tu, sostanzialmente. Per arrivare poi a un finale che lascia presagire, diciamo, dei sequel, ma la chiude alla fiction Rai, sostanzialmente. Il tema interessante all'interno di questo film, che poteva essere sviluppato meglio, secondo me, oltre al cambiamento dell'adolescenza, questa adolescenza tormentata, malata, riletta appunto secondo lo splatter, secondo anche il body horror, l'altro tema interessante è quello di matrice femminista. Quello che emerge all'interno di questo film è appunto che le sopramorte, diciamo, o almeno le due principali, sono entrambe donne che si cibano di uomini, perché sostanzialmente tutto ciò che hanno fatto nella loro vita o comunque momenti importanti per in relazione al proprio corpo, all'intimità del proprio corpo e cambiamenti del corpo, sono stati imposti con forza o con dolcezza, ma comunque imposti da l'uomo, sostanzialmente, dal sesso maschile. Quindi esattamente come l'altra sopramorta ha subito una brutta esperienza da parte di un uomo, così anche Mirta, in compagnia del suo bello, del suo cosino, è stato lui a spingerla in un certo senso a andare avanti con la prima volta, con la loro prima volta, e nonostante anche lei lo volesse, è un'imposizione, è una ricerca del corpo che lei subisce in un certo senso, no? Ed è quello che succede anche quando lei è già morta, che lei subisce il controllo dell'uomo, che poi ribalta, no? In un certo senso lo mangia, una sorta di rivalsa. Questo è un tema che secondo me il film vuole trattare, ed emerge questo tentativo, ma non chiude mai la quadra. È un film, secondo me, abbozzato. Cioè, tante cose sparse, ma tanta passione, ma poca sostanza. Cioè, tutto fumo, niente arrosto. Ci voleva una migliore scrittura, assolutamente, e soprattutto avere ben chiaro, a mio parere, a chi stai parlando.
perché mi puoi fare un altro problema del a chi stai parlando arriva anche quando sul finale mi mette sostanzialmente una canzone a livello dei titoli di coda che è palesemente adolescenziale, proprio la canzone trap basicissima che mi aspetterei in un film italiano per adolescenti, quindi che cosa ho guardato? Non lo so neanch'io. So solo che apprezzo la voglia, la passione il mettersi in gioco, la resa è probabilmente ci voleva qualcosa in più. Comunque, niente. Questo era il mio pensiero su Non mi uccidere, un film di cui si è parlato poco e se ne è parlato molto spesso male. C'è sicuramente di peggio. Il problema è che è un film che non rimane, sostanzialmente. Questa è la mia opinione, fatemi sapere che ne pensate voi, se l'avete visto o non l'avete visto. Io l'ho recuperato solo ora perché l'hanno messo in questi giorni su Netflix, quindi fatemi sapere che ne pensate. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!